Amici pandemici di Radio Epicentro, bentornati nella nostra rubrica Niente Paura. È martedì e oggi, dopo aver iniziato la settimana ieri parlando di sport, oggi parleremo di musica e come non iniziare al meglio questa settimana parlando di musica in compagnia di, è lui o non è lui, ma certo che è lui, facciamo un boato virtuale perché se lo merita. Eccolo qua, Anton Sconosciuto, il batterista degli Oga Magoga. Ciao Anton. Ciao a tutti. Come stai? Ma abbastanza bene, si resiste in questa situazione. Chiuso in casa, immagino. Eh sì, chiuso in casa, fortunatamente in mezzo alle campagne vicino a Badesse. Quindi Montrigioni, insomma. Quindi te la godi, dai, un po'. Sì, hai il modo di prendere una certo boccata d'aria fresca, in tranquillità. Esatto. Sì, che di questo periodo sembra una cosa scontata, no? Nella vita normale di tutti i giorni, in questo periodo, però avere anche un po' di giardino è un qualcosa di che salva, è una bella fortuna. Senti, Anton, iniziamo con la trasmissione odierna, come diciamo saprai, no? Questo format è dare spazio alla voce dell'ospite, quindi sarai te sotto la luce dei nostri riflettori. Prima di iniziare a parlare insieme, quindi andare a affrontare anche quello che è il vostro percorso musicale, il tuo percorso musicale, sia dalla nascita fino al progetto Oga Magoga, voglio ricordare quelli che sono i siti da consultare qualora voi vogliate insomma rimanere sempre aggiornati senza inciampare nelle cosiddette fake news. Il primo è quello del Ministero della Salute, salute.gov.it, quello della Protezione Civile, protezionecivile.gov.it, quello dell'Istituto Superiore di Sanità, iss.it, e chiaramente per gli amici toscani, quello della Regione Toscana, regione.toscana.it. Allora, prima di andare avanti, voglio ricordarvi che oltre a questi siti che abbiamo citato noi, chiaramente potrete consultare anche quotidiani online, però fate bene. L'importante è che il quotidiano abbia una redazione certificata e che quindi non sia il blog di zio Beppino, che magari con tutta la buona volontà, ma insomma, no, c'è il rischio che scriva qualche sfondone, che quindi riporti con qualche notizia non veritiera. Vi invito a condividere la diretta, lasciate un like ai canali social di Radio Epicentro. E se volete interagire con noi potete benissimo farlo, basta commentare sotto la diretta Facebook o quella di YouTube o sul nostro sito www.radioepicentro.it. Anton, iniziamo a parlare insieme. Allora, sì. Chi è Anton Sconosciuto? Tra l'altro un nome molto particolare, spiegaci anche un po' l'origine di questo tuo nome. Vabbè, sì, il nome è abbastanza strano e diciamo mi accompagna sempre, diciamo, cioè anche simpatico da avere, ecco. Vabbè, Anton di origine tedesca perché mia mamma è tedesca, Sconosciuto di origine pugliese perché mio padre è pugliese. Okay. L'origine del cognome non te la so dire. È proprio Sconosciuto, abbastanza misterioso. In linea con il cognome, quindi. Esatto. E niente, io sono un batterista, aspirante batterista, musicista di Siena, originariamente nato a Londra, quindi sono un po' un miscuglio. Un cittadino del mondo, se possiamo chiamare così ormai. Esatto, però distanza a Siena da sempre più o meno, insomma, da quando sono piccolo, quindi diciamo posso definirmi senese da certi punti di vista. E niente. Suono in vari progetti, tra cui Oga Magoga, che insomma è un progetto molto importante per me, di cui parlerò adesso. Ok, senti Anton, a che età hai iniziato a suonare le prime pentole, i primi bicchieri? Che solitamente i batteristi partono così, no? O è uno stereotipo del batterista? Ma nel mio caso è vero, in realtà. Ok. Cioè, ho iniziato da piccolissimo, anche perché mio nonno era un batterista jazz. Ok. E quindi bello. Vedendo la sua batteria, vedendolo suonare, in realtà poco, però insomma, comunque sono rimasto abbastanza folgorato da subito. E quindi a colpire le pentole già veramente a
quasi da neonato. Suonare la batteria veramente verso gli 8-9 anni, fino ad oggi, insomma, sempre. Ok, ok, senti, iniziamo a parlare di quello che è il progetto Ogamagoga. Nome molto particolare, no? Come nasce, sì, il progetto, quando si sviluppa, e nel senso, come la scelta del nome? Allora, sì, diciamo che il progetto nasce praticamente in forma solista da Simone Angeli, che è il cantante e chitarrista, che praticamente nel 2013 circa, dopo la fine di l'esperienza con un altro gruppo che si chiamava Ashmir, okay, in cui tra l'altro faceva il batterista lui, quindi c'era iniziato... una specie di Dave Garol, insomma, no? esatto quasi. Ha iniziato a scriverle in italiano, perché oltretutto loro facevano musica in inglese, dei pezzi, non per forza riconducendoli a un progetto vero e proprio, okay, da quel che so, e leggendo Il Sosia di Dostoevsky ha scoperto questa parola, Ogamagoga, che è praticamente una sorta di concetto filosofico che si trova in varie tradizioni, tra cui quella russa e quella ebraica, e significa mondo parallelo, oppure, insomma, nella tradizione ebraica, oltre le proprie montagne. E quindi diciamo che un po' rappresenta una sorta di mondo immaginario che possiamo crearci parallelo a quello reale, in cui possiamo un po' rifugiarci con i nostri pensieri, queste cose qua. Quindi Ogamagoga è proprio una parola, ha un significato? Sì, ha un significato, ed è, cioè, per noi in realtà è anche un luogo, no? Da un certo punto di vista, in cui ci piace porci mentalmente, e un po' da dove ci piace pensare che la nostra musica arrivi, no? Un po' un'impostazione mentale, diciamo. Certo, e senti, per quanto riguarda l'amicizia che c'è tra voi membri della band, vi conoscevate anche prima del progetto Ogamagoga, oppure avete fatto, c'è stata una sorta di audizione con volantinaggio appeso per bar e mensa universitari, eccetera, eccetera? Ma sì, anche questa è abbastanza particolare come storia, perché praticamente, vabbè, Simone ha iniziato da solo, ed ha subito registrato anche quello completamente da solo, col solo aiuto di un paio di ragazzi, tra cui sua sorella e un nostro amico, che suonavano clarinetto e tromba. Ha subito registrato il primo disco, praticamente, prima ancora di formare il gruppo, in realtà. Okay. Questo disco si chiama Ogamagoga, infatti. E poi dopo lui ha detto, vabbè, questa musica, ovviamente, vorrei suonarla con qualcuno. E a quel punto ha creato un gruppo addirittura di 7 elementi, in cui io inizialmente non c'ero, e non c'era nemmeno Valerio, detto Wally, che è il nostro bassista. Allora salutiamo adesso, diciamo, Wally. Esatto, salutiamo Wally, che è il terzo elemento. E poi, vabbè, praticamente poi si è ritrovato a dover cercare un altro batterista, e ha trovato me ancora sedicenne, e lui aveva già 27 anni, insomma, nel 2014, quindi... diciamo, è stata un'amicizia che si è creata un po' in modo strano, a livello di differenza di età, al liceo classico, perché insomma io facevo il liceo classico e lui era un ex studente del liceo classico, e quindi io ho iniziato a suonare in Ogamagoga, si è creato questo bellissimo rapporto, per cui poi a un certo punto addirittura siamo rimasti solamente noi due nel gruppo, e abbiamo continuato a lavorare, poi siamo ridiventati in quattro con l'aggiunta di, appunto, di Wally e di Duccio Nencioni, che adesso non è più nel progetto, ma che insomma saluto lo stesso. E niente, comunque, per esempio, invece Valerio è il cugino di Simone, Wally, il cugino di Simone, quindi con lui sicuramente si conoscevano da prima. Con me l'amicizia è nata proprio per il progetto, però insomma è stato un po' un caso fortuito avvenuto all'interno della scuola, però molto fortunato, ecco. Ecco, per quanto riguarda la composizione dei membri, no? Ce l'hai anche un po' presentati, ora ti metto un po' male con sì, i tuoi compagni. Senti, con chi è che vai più d'accordo? Ma vabbè, ora questo è un po' difficile da dire, sicuramente, vabbè,
con Simone ci conosciamo da un sacco di tempo, e cioè vabbè, non si può dire che io vada più d'accordo con l'altro. No, sicuramente... stavo scherzando. Chiaramente sicuramente il fatto è che anche dato che io sono uno studente ancora, e da quando ci conosciamo io sono sempre stato uno studente, prima del liceo, adesso universitario, con Simone ci siamo sempre trovati spessissimo a ragionare, a lavorare sulla musica, a suonare, e quindi diciamo anche la produzione, la creatività all'interno del gruppo deriva dal fatto che diciamo c'è un rapporto quasi giornaliero, no? Certo. A cui chiaramente partecipa anche Wally, però ovviamente per esempio, cioè io mi reputo molto fortunato di essere ancora uno studente e avere molta più flessibilità nei tempi, chiaramente. Chiaro. Chi lavora si inserisce quando può. Chiarissimo. Senti, iniziamo a parlare di quelle che sono le vostre produzioni. Nel 2016 esce l'EP E di fronte buio, che esatto. È praticamente l'inizio della storia del protagonista ricorrente dei vostri album, un esatto. Tale Glauco. Ci spieghi, ci dici un po' di più di Glauco? Chi è Glauco? L'altro nome diciamo... molto particolare anche questo. Sì, a noi ci piacciono i nomi particolari. Diciamo che Glauco è un po' la nostra proiezione a livello caratteriale, a livello di esperienze, a livello di cose che vogliamo raccontare, così... è la nostra proiezione all'interno dei testi e della musica. E quindi, diciamo, sempre da Simone è partita questa idea, ormai 4 anni fa, se non di più, fare una serie di album, che dovrebbero essere 4 più questo EP che funge un po' da prologo, tutti collegati un po' da una storia che non è altro che appunto le esperienze di questo personaggio, che non viene mai realmente citato, non molto comunque, però diciamo che è come se ciò che diciamo nei testi fosse un po' un dare voce a questo personaggio. E chiarissimo. Quindi, sì, la prima uscita era questa Di fronte buio e poi si sono seguiti... Ecco, poi arriviamo al 2017 con l'uscita di ben 2 album. Il primo, Shambhala. E il secondo, Falena. Falena, che tra l'altro sono molto particolari, perché appunto il primo album spiega una fase di Glauco, nel secondo album si spiega un'altra fase di Glauco. Ecco, ce ne parli un po' più a fondo, per favore. Sì, allora diciamo che questi 4 album sono tutti collegati, però ovviamente ognuno doveva avere un po' una sua caratteristica, certo, unica. Diciamo che alla storia di Glauco si è sempre collegata anche ovviamente la nostra storia personale e anche il nostro modo di agire. Quindi Shambhala era un po' l'inizio della storia e insomma la presentazione di noi, di questo personaggio e di tutte queste cose. Infatti anche l'album è registrato in maniera abbastanza canonica in studio, diciamo in modo normale, proprio. Ok. Poi Falena, che rappresenta invece la perdita dell'amore di Glauco. Ok. È un album invece caratterizzato molto più da molta più interiorità, attacchi di panico, ansie, cose un di questo tutte tipo. Le sensazioni che uno può riprovare quando perde il grande amore. Esatto. E abbiamo deciso per questo di registrarlo in modo più acustico. O comunque più in presa diretta, quindi suonando tutti insieme senza aggiungere troppe cose. Così il terzo album, che è l'ultimo che è uscito, che si chiama Pollino Dionisiaco, che è uscito nel 2019, invece rappresenta una ripresa di Glauco che riesce ad uscire da se stesso e dai suoi confini. E infatti diciamo per quest'ultimo album, cioè per questo terzo album, che è l'ultimo uscito, abbiamo sfruttato una tecnica di registrazione un po' non convenzionale. Ok, allora di questa tecnica magari ce ne parli dopo, perché volevo un attimo approfondire quelli che erano i 2 nomi dell'album precedenti, perché comunque Shambhala e Falena sono molto particolari. Il primo, Shambhala, cosa significa e come è stato scelto?
Allora, Shambhala è uscito fuori... Sembra quasi una Hakuna Matata, nel senso, è un motto. Sì, cioè, è uscito fuori un po'... non lo so, quasi in automatico, perché in quel periodo ci stavamo molto concentrando su culture che si potessero avvicinare un po' alle nostre idee, sia per la musica, sia comunque spirituali, della vita normale, e ci siamo avvicinati un po' al buddismo e comunque a cose che fanno parte della cultura orientale, più che altro. Ok. E diciamo così, leggendo cose, ci siamo un po' ritrovati davanti a questo termine Shambhala, che praticamente rappresenta questa città, si presuppone leggendaria, insomma, immaginaria, in cui vivevano tutti i cittadini illuminati a livello mentale e okay. che tutti ricercavano, insomma, e pare addirittura che lo stesso Buddha fosse andato lì per farsi insegnare dei precetti, quindi diciamo... Una sorta di nirvana, una sorta di nirvana, sì. Un luogo... Sì, diciamo che è un altro concetto simile a un Og Magog, insomma, un luogo... con delle caratteristiche, però non sappiamo se effettivamente possa esistere. Mentre invece Falena? Falena ma è più semplice, se vogliamo, è una sorta di omaggio a questo insetto notturno, no? Che da un certo punto di vista però rappresenta tutte quelle sensazioni di cui abbiamo parlato nel disco. Falena è un nome un po' più semplice, quindi sì, senza andare sì. a cercare e a ricercare qualcosa di troppo complicato. Esatto. Arriviamo al 2019 ed esce il primo singolo del nuovo album, tra l'altro Apollineo Dionisiaco, anche qua un qualcosa di molto interiore, no? Magari poi sì, ce ne parli sì. meglio. E il primo è appunto il videoclip, avete girato anche un videoclip del primo singolo, che è L'odore della notte. Sì. Senti, parlaci velocissimamente dell'odore della notte e poi magari mandiamo subito il videoclip. Va bene, era insomma L'odore della notte è un pezzo che è nato in realtà già qualche anno fa, già nel periodo in cui sono usciti gli altri due dischi, tant'è che in realtà il progetto inizialmente era di fare tutti e quattro questi dischi in un anno, ovviamente è molto difficile, non ci abbiamo fatta, ed è stato il primo singolo uscito da Apollineo Dionisiaco. E sì, questo videoclip l'abbiamo fatto insieme a due ragazzi di Siena che si chiamano Bernardo Carli e Diego Catoni, che saluto. Insomma, parla di insomma, questo personaggio che un po' incarna la nostra visione della notte, quindi è un momento un po' in cui è difficile stare fermi a letto. Ok, perfetto. Allora noi andiamo a vederci e a sentirci quello che è il primo singolo estratto da appunto l'ultimo album degli Og Magog, in attesa anche di questo appunto nuovo progetto che poi di cui parleremo dopo, L'odore della notte. Eccolo qua. Che cosa sarò?
Era l'odore della notte degli Oga Magoga e adesso ripristiniamo il collegamento anche con Anton, appunto il batterista. Eccolo qua. Ciao Anton, sei tornato in diretta, mi senti? Sì, sì, sì. Ok, adesso ci sentiamo. Chiediamo scusa, purtroppo, come abbiamo detto prima, è un po' pandemia per tutti, quindi anche il nostro staff è un po' tutto ridotto e stiamo cercando di fare tutto quello che possiamo per portare avanti le trasmissioni. Chiaramente in questa situazione è un po' più complicato. Allora, prima di continuare, e chiaramente inizieremo a parlare di quello che è del clip che abbiamo appena visto, voglio ricordare che è possibile sostenere gli ospedali della Toscana con una semplice donazione tramite l'IBAN che trovate scritto in grafica, oppure che potete trovare sotto il post della diretta Facebook o quello appunto nel canale YouTube. Se no, basta andare nel sito della Estar, estar.toscana.it, e da lì chiaramente è possibile copiare di nuovo l'IBAN che vedete in grafica, oppure è possibile fare la donazione cliccando, inserendo l'importo qua sul tasto rosso che vedete e cliccando su dona ora. Molto semplice, fatelo, perché le donazioni per adesso hanno raggiunto e superato i 920.000 euro. E se non credete a tutto quello che vi ho appena detto, è possibile telefonare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17 del mattino al numero 366 93 95 077, oppure mandare una mail all'indirizzo donacovid19@estar.toscana.it. Allora Anton, abbiamo appena visto il videoclip L'odore della notte, spiegaci un po' come nasce l'idea del videoclip, come è stato realizzato, il significato della canzone, e poi andiamo ad affrontare quello che è il significato appunto dell'album del 2019, ormai è vecchio già di un anno, sì. appunto vediamo un po' tutte queste curiosità. Ma allora, il pezzo in sé parla proprio, no, di questo odore specifico che ha la notte, che diciamo è un po' creato dall'insieme di esperienze che si possono avere stando in giro durante la notte, che è un diciamo che è un'attività per noi abbastanza consueta, anche se adesso non si può più fare, però, chiaro, vabbè, comunque dai, torneremo a farlo, esatto. E niente, il video parla un po' di questo, insomma, di quei momenti in cui piuttosto che stare a casa a letto si cerca qualsiasi via di scampo, che sia anche vagare casualmente per le vie di una città. In questo caso Siena, rappresentata Siena, città, esatto, appunto tutto ambientata a Siena, abbiamo visto il Duomo, insomma abbiamo visto qualche luogo caratteristico della città. Esatto. Però poi diciamo parla anche un po' di quel riuscire a crearsi lo stesso una sfera individuale, che sia casalinga o comunque in solitaria, diciamo più colorata, come quella che trova insomma il protagonista del video tornando a casa, quindi fatta di immagini, di musica o di qualsiasi cosa si voglia, ecco. Perfetto, perfetto. Invece parliamo un po' del titolo dell'album, che è molto particolare e profondo. È Apollinio Dionisiaco, che sì, cioè vabbè, chiaro, il titolo si riferisce al classico concetto delle due sfere, no? Quella apollinea e quella più dionisia, quindi la sfera più mentale, psicologica, con la sfera più razionale, fisica, se vogliamo. Certo. Questo perché, per come si è sviluppato il disco è essenzialmente diviso in due parti ben distinte. Appunto una apollinea, che è introdotta anche da un tema apollineo proprio dentro al disco, e una dionisiaca, che è introdotta proprio da un tema dionisiaco dentro al disco. Quindi diciamo è come se fossero quasi due dischi speculari all'interno di uno. Ok, e questo praticamente lo riscontriamo anche nelle tracce dell'album, perché sono tutte tracce che insomma una è corrispettiva dell'altra, no? Sì, praticamente sì.
praticamente ogni metà del disco ha un suo intro vero e proprio, e proprio anche i titoli e gli argomenti delle canzoni sono un po' speculari. Quindi abbiamo L'odore della notte e Il colore del mattino, abbiamo Euridice e Penelope, abbiamo Samsara Bar e Sinecdoche Pub. Quindi sì, diciamo c'è una sorta di specchio che divide a metà il disco. Ok, senti, e chi scrive i testi? E come funziona la band Oga Magoga? Cioè, mi spiego, siete ognuno ha il suo compito oppure lavorate tutti insieme su quello che è una tematica, un singolo o appunto la scelta anche solo dei colori della copertina? Ma diciamo che l'impulso delle idee, soprattutto per quanto riguarda proprio i brani, viene principalmente da Simone, okay, il cantante, che proprio per come si è formato il gruppo ovviamente ha creato un meccanismo per cui è lui che, diciamo, porta i brani, propone, diciamo, i suoi brani a noi altri, e poi chiaramente questi vengono sviluppati lentamente, banalmente in sala prove o comunque tutti insieme, per poi essere arrangiati e portati in studio. Diciamo forse il fatto più particolare è quello che Simone è un compositore estremamente produttivo, quindi diciamo non pensiamo mai realmente a magari a fare un pezzo esattamente per un disco oppure a comporre un pezzo perché ci serve un singolo o cose di questo tipo. Cioè, ci siamo sempre ritrovati magari in alcuni periodi ad avere addirittura una trentina di pezzi tutti pronti per essere inseriti in un CD, e spesso ci ritroviamo, diciamo, a fare delle scelte all'interno di queste grosse liste di idee. Dovete fare dei lati B a questo punto, dei B-side. Sì, praticamente sì. E questo è anche il motivo per cui c'è stata inizialmente questa idea di fare 4 dischi tutti collegati, perché i brani, cioè per esempio i brani di questo disco del 2019, alcuni sono nati vicini alla produzione del disco, altri erano nati già molti anni prima. Cioè, nel momento in cui siamo trovati con così tanti brani, abbiamo dovuto dire vabbè, allora cerchiamo di distribuirli facendo più dischi possibili invece di buttarli via, ecco. Chiarissimo. Quindi un po' chiarissimo. Senti, andiamo ad ascoltare la seconda chicca che ci hai portato qua a Radio Epicentro, che è Euridice. Sì. Ecco, parlaci un po' di questa canzone e poi andiamo a sentirla. Ma allora, questa canzone è la più rappresentativa della caratteristica più interessante, diciamo, di questo disco, perché praticamente noi per questo disco abbiamo scelto di salire su un furgone allestito a studio di registrazione, diciamo portare delle nostre demo molto basilari, dei pezzi che volevamo inserire nel disco, in giro per dei paesini dell'Appennino tosco-romagnolo, cercando in questi paesini, sperando di avere fortuna, musicisti che fossero professionisti occasionali che volessero mettersi lì con noi sul momento e arrangiare delle parti e registrarle per essere inseriti loro stessi nel disco. Con un po' di fortuna ce l'abbiamo fatta, e abbiamo incontrato durante questo viaggio un sacco di persone, tutte appartenenti a, cioè quasi tutte appartenenti a queste bande filarmoniche di paesi che in quelle zone sono ancora molto sviluppate. Certo. E hanno dei valori molto, cioè che apprezziamo molto, quindi la musica vista come un po' una cosa realmente inculcata nella società a cui tutti prendono effettivamente parte. E abbiamo inserito tutti questi strumenti all'interno del disco, quindi si sentono trombe, trombone, sax, tastiere, fisarmonica, addirittura c'è in una traccia un sitar,
che sono tutte persone che noi abbiamo trovato completamente a caso e un po' per fortuna in giro per questi paesi, che sono stati così gentili e molto brave nel registrare nel disco. E in Euridice questo è molto evidente, perché è un brano estremamente arrangiato ed estremamente pieno di questi interventi. Perfetto, allora noi andiamo subito ad ascoltarci Euridice degli Ogamagoga. Prima cosa me ne andrò, porto in tasca qualcosa che non so cos'è, la tengo stretta ma non so perché. Certo è strano, guarda un po', tutto è vecchio, rivisto però, non lo so, tutto è nuovo, non l'ho visto mai. E mi incanterò a guardare le nuvole. Prima cosa me ne andrò, guarda avanti, occhi chiusi per un po', così che tengo il tuo volto più vicino a me. Scorre il cielo dentro me e io intanto aspetterò. Prima cosa me ne andrò, porto in tasca qualcosa che non so cos'è, ma fa male a tutto quel che ho. E mi incanterò a guardar le nuvole. We'll be right back.
se mi volto sparirai. Euridice degli Oga Magoga. Allora, siamo ancora con Anton Sconosciuto, proprio il batterista di questa band che abbiamo appena sentito, appunto con questo singolo estratto, anzi non è un singolo, è una, appunto una traccia componente dell'album, che doveva uscire come singolo però anche questo, no? Ma sì, era una delle idee. Poi chiaramente ne avete tante idee in pentola. Senti, una domanda. Parliamo della copertina dell'album che abbiamo visto in grafica adesso. Sì, anche i due album precedenti, quindi Shambhala e Falena del 2017, hanno questa estetica. L'immagine, cioè queste immagini in copertina, sono immagini che lasciano a chi le vede la libertà di vederci ciò che vuole. Chiaramente l'idea è un po' quella. Sicuramente queste copertine nascono anche dal fatto che Simone, il cantante, è anche molto bravo a dipingere. Quindi tutte autoprodotte? Sì, sono tutte fatte da noi. E quindi diciamo, sicuramente è anche un po' una connessione di questi due lati dell'artisticità di Simone, che appunto abbiamo sfruttato anche nella creazione di queste copertine. E ovviamente poi anche i colori, diciamo, per noi hanno un po' una simbologia, e in ogni copertina sopra a queste macchie di colore, diciamo, abbiamo delle forme geometriche, anche se insomma singolari per ogni album. Per esempio questo qui ha un triangolo. Un triangolo, sì. Per noi simboleggia un po' appunto la dinamicità dell'uscita dai propri confini, insomma, dell'andare a cercare qualcosa di ignoto, ma di, diciamo, bello da andare a trovare, come abbiamo fatto insomma cercando musicisti. Capito. Senti, invece parliamo delle vostre influenze musicali, perché abbiamo sentito completamente, non dico due generi diversi nelle canzoni che abbiamo ascoltato, ma comunque con differenze sostanziali, no? Come hai detto te, in questa è presente molto il fiato, quindi riporta anche alla tradizione, no, della musica italiana, andando appunto con questa tecnica particolare a ricercare persone volontari, no? Musicisti volontari che volevano partecipare. Se no, nell'altra invece riscontravamo un po' quello che è anche delle sonorità molto britanniche, molto indie, molto sì. Brit rock, un po' rock anni 60. Perlomeno il mio orecchio ce l'ha captato molto. Sì, ha captato benissimo, perché diciamo le influenze principali derivano proprio da lì, dagli anni 60, da tutta la musica inglese che poi è scaturita dai Beatles in poi, fino ad arrivare al Britpop anni 2000, quindi ai Blur, insomma tutte quelle cose lì. Sicuramente anche con un sacco di Beach Boys, quindi anche un po' del lato americano, e anche un grossissimo sguardo alla musica italiana, quindi per dirne uno su tutti, Battisti, che sicuramente, cioè a cui sicuramente dobbiamo guardare facendo musica in italiano. Quindi è un po' un misto di varie cose che veramente partono dagli anni 60 per arrivare anche alla musica di adesso, a cui ci ispiriamo molto, quindi artisti italiani come Giorgio Poi, ma anche artisti stranieri come Lemon Twigs o Mac DeMarco, tutte queste cose insomma fanno parte dell'indie italiano internazionale, che poi alla fine coinvolge un sacco di generi diversi. Chiarissimo. Senti, andiamo a sentirci la terza e ultima traccia per quest'oggi, poi chiaramente l'album degli Oga Magoga lo trovate sul loro canale YouTube
oppure insomma nelle loro piattaforme social, ad esempio Spotify, se non erro. Sì, sì, sì. Quindi poi andate a curiosare, lasciate un like ai loro social e seguiteli anche su Spotify. Andiamo a sentirci adesso Penelope, giusto? Ci parli un po' di questa traccia? Ma questa qui appunto nel disco è un po' la traccia che si contrappone a Euridice e niente, questa è in realtà uno dei pezzi forse più spensierati del disco, che si rivolge appunto a questa ragazza, a questa Penelope e niente, anche questo diciamo che sarebbe potuto essere un altro singolo del disco oltre all'Odore della Notte, ed è un brano che ci piace molto, suoniamo spesso anche dal vivo e niente, anche qui dentro si sentiranno degli inserimenti che non sono fatti da noi o comunque da elementi che noi abbiamo solitamente nel gruppo, perché ci saranno delle trombe, una fisarmonica, e quindi insomma anche questo è abbastanza rappresentativo di tutte le persone che abbiamo voluto coinvolgere nel disco e che hanno suonato abbastanza egregiamente. Ok, allora perfetto, andiamoci subito a sentire quella che è Penelope degli Oga Magoga. E quando ti mostri insicura, lo so, c'è chi non ha ancora. Se vuoi, io non ho più mare, no. E tu nuota insieme a me, dolce mia Penelope, dolce mia Penelope. Che quando ti volti, sai quel che lascio e ti manca già. Ti perdi per strada. E tu seguimi se vuoi, io non ho più strade, no. Se vuoi, io non ho più strade, no. E tu corri insieme a me, dolce mia Penelope. E tu perditi se vuoi, io non ho più mare, no. E tu nuota insieme a me, dolce mia. Oga Magoga con
Penelope, allora siamo quasi addirittura d'arrivo della nostra trasmissione. Abbiamo parlato della copertina, abbiamo parlato dell'album, abbiamo sentito alcune tracce di questo nuovo album. Adesso ti chiedo, visto che è una curiosità, proprio perché questo album è stato strutturato proprio come un viaggio effettivo, realmente, perché poi la registrazione è stata on the road, è possibile vedere anche il dietro le quinte dell'album, come è stato girato, no? C'è un docufilm che lo testimonia e si trova sul vostro canale YouTube, giusto? Esatto, sì. Facendo questo viaggio abbiamo deciso di provare a documentare il più possibile, anche perché inizialmente sembrava un po' una follia, non sapevamo cosa sarebbe potuto succedere, quindi siamo portati dietro un nostro amico che si chiama Pietro Lorenzini, che è un videomaker molto bravo, sempre qua della zona, e praticamente abbiamo filmato tutto il viaggio e con grande fortuna anche da quel punto di vista sono successe veramente un sacco di cose piuttosto assurde durante il viaggio, al di là della musica, tra cui per esempio a caso a Forlì una sera siamo stati assunti da un marito che si era dimenticato dell'anniversario con la moglie, siamo stati portati a casa sua a sorpresa, siamo entrati in camera con la moglie praticamente a letto infuriata, abbiamo fatto una serenata per lei, così, bellissimo questo momento, salvandogli il matrimonio. Quindi possiamo dire yoga magoga fanno bene ai matrimoni. Esatto. oppure per esempio abbiamo aperto il concerto di un gruppo che noi stimiamo moltissimo, tra l'altro lo cito perché purtroppo negli ultimi giorni è venuto a mancare uno dei due componenti fondatori, che sono i Camillas, insomma, quindi abbiamo aperto il loro concerto e ora insomma saluto tutti i componenti in questi giorni un po' difficili, e quindi insomma sono successe un sacco di cose. Abbiamo deciso di rendere questa avventura un docufilm che è uscito da molto poco, da un mesetto circa, ed è disponibile sul nostro canale YouTube, che racchiude tutta l'esperienza e fa vedere anche tutto il processo di registrazione e di arrangiamento, insomma documenta questa esperienza. Andate a vederlo, andate a vederlo allora, sì, no? Esatto, dura esatto, circa 40 minuti, quindi saranno sicuramente 40 minuti pieni di cose molto buffe. Mi auguro che ci sia anche la parte della serenata in qualche modo. Certo, sì, perché sì, quello, in modo molto dettagliato. Quello ormai è un aneddoto che hai raccontato molto divertente e le persone sicuramente lo vorranno vedere. Senti, siamo praticamente in dirittura di arrivo. Io solitamente, se con i gruppi, chiedo quali saranno i vostri prossimi impegni, proprio per permettergli di avere un po' di spazio pubblicitario. In questo momento è un po' assurdo fare una domanda così, perché è un po' tutto fermo. Penso vi siano saltate diverse date, no? Per l'estate, sperando chiaramente che molte voi riusciate a recuperarle. Per questo ti chiedo, parlaci del quarto album che dovrebbe chiudere questa storia di Glauco. Sì, diciamo che nell'ultimo periodo, comunque dopo un 2019 in cui siamo riusciti solamente con le nostre forze, diciamo, a suonare il più possibile, in cui ci siamo anche tolti qualche soddisfazione da quel punto di vista, nell'ultimo periodo ci siamo dedicati più appunto a iniziare a costruire questo quarto disco, e chiaramente adesso le condizioni non ci permettono più di andare avanti come volevamo, però sì, sicuramente la prospettiva futura è quella di cercare di dare sbocco anche a questo ultimo capitolo. Ecco, quali saranno, diciamo, le tematiche di questo ultimo capitolo? Ma sicuramente una tematica di conclusione di un viaggio che ha superato tutti i vari stadi di cui abbiamo parlato, che però è anche un viaggio per noi, perché alla fine è un progetto che dura da vari anni,
questo dei quattro album, e quindi sì, sarà sicuramente l'argomento sarà sicuramente un'importante conclusione di un percorso, e anche questo disco avrà una sua peculiarità di registrazione che ancora non svelo, perché chiaramente siete ancora in produzione, fase, quindi esatto, in fase di costruzione della cosa, però ecco, sì, non si può dire ancora molto, ma speriamo di fargli vedere la luce il più presto possibile. Perfetto. Anche dopo questa faccenda. Certo, sicuramente sarà ancora più bello poter tornare a esatto. suonare e a sentirvi suonare. Esatto. Senti Anton, solitamente noi in conclusione di trasmissione andiamo a smentire quelle che sono le fake news che circolano un po' sui social, su WhatsApp, insomma in tutte le piattaforme digitali, e che quindi magari portano appunto ad incomprensioni o a un'errata informazione. Ti è capitata in questi giorni una fake news che ti è passata sotto il naso, oppure le schivi a prescindere? Ma un po' le schivo, adesso non me ne viene in mente una precisa, però mi capita, cioè in questi giorni soprattutto se ne sentono tante. Sì, poi soprattutto basate sui numeri e queste cose che molto spesso la gente poi non prende seriamente come dovrebbe, quindi magari legge numeri che in realtà sono errati e tutte queste cose qua. Ecco, hai sentito in questi giorni si sta parlando moltissimo anche dei 5G? Sì, sì. Ecco, a proposito di 5G, noi in queste settimane ormai sarà la terza o la quarta fake news che lanciamo, che smentiamo su appunto il 5G, da domani, quindi un ipotetico domani senza specificare il quando, Facebook installa il 5G nel tuo telefono. Se non lo vuoi devi disinstallare Facebook. Questo era il messaggio che stava girando su WhatsApp con più attenzione scritto grosso proprio per ricaptare la tua attenzione, più. Ecco, non si sa anche questo discorso del più cosa come mai viene indicato così in grafica la fake news, però ecco. Con l'aggiornamento di Facebook di domani verrà attivato il di nascosto, perché poi viene fatto di nascosto, il 5G nel nostro telefono. Se non vuoi avere il 5G nel tuo telefono devi disinstallare subito Facebook e condividi prima di disinstallare, perché l'importante è la condivisione, perché se no, se te disinstalli Facebook ma non condividi la notizia, chiaramente in quel modo il 5G ti si attiva lo stesso sul tuo telefono. Ecco, quindi mi fa un po' sorridere il fatto che tante persone ci cascano, però ecco, purtroppo persone continuano a condividere queste bufale, e quindi vi smentiamo, vi diciamo appunto che questa è una bufala, perché non c'è nessun domani, non si sa quando sarà questo domani, e sicuramente non è tramite l'app di Facebook che vanno ad installare il 5G sul nostro telefono. Ma poi anche il discorso di installare sul telefono, insomma, suona un po' male. Sì. Partendo dal presupposto che appunto alcuni dispositivi, magari un po' più di ultima data, hanno già disponibile l'antenna che può ricevere il 5G, però chiaramente fino a che non viene attivata appunto nel territorio non lo può appunto ricevere. Ancora parlando di 5G, questa invece è una notizia vera, perché noi cerchiamo di dare una falsa e una vera. Ecco, questa è una notizia vera che tra l'altro ha fatto sia un sorridere che preoccupare. Temono l'installazione di un'antenna 5G ma è solo un 4G Iliad. Carabinieri frenano una rivolta. È successo a Treviso, nel Trevisano, è successo che praticamente questi cittadini, un po' allarmati anche da quella che è la loro amministrazione, che in questi giorni appunto sta chiaramente un'amministrazione no 5G, e quindi sono già stati fomentati, no, dai loro comandanti, in questi giorni hanno visto arrivare questo camion un po' sospetto con appunto delle trivelle che hanno iniziato a forare in terra, e quindi allarmati i cittadini si sono rivolti sulle strade per andare a fermare appunto i lavori. Chiaramente è stato necessario l'intervento dei carabinieri, e poi questi poveri operari che si sono visti assaltati hanno dovuto spiegare che stavano solo sistemando un impianto 4G Iliad, quindi teoricamente un impianto che
è già funzionante, perlomeno nella maggior parte d'Italia. Ecco, quindi è stata una vera e propria gaffa da parte dei cittadini e probabilmente anche della loro amministrazione, che appunto ha fomentato senza motivo il proprio popolo. Ecco, queste sono notizie che fanno sorridere, però insomma, se uno poi guarda l'altro lato della medaglia, hanno costretto magari i cittadini ad uscire di casa in un periodo dove uscire di casa può essere anche pericoloso, e quindi pericoloso. Insomma, ecco, pensiamoci bene prima di agire. Anton, siamo addirittura d'arrivo, lascio a te concludere, no? L'ultima parte della trasmissione, se vuoi aggiungere qualcosa che ci siamo scordati. Ma no, semplicemente invito chi volesse a cercarci dove vuole, perché insomma ci possiamo essere trovati in tutte le piattaforme online, social e di ascolto in streaming di musica. E niente, invito di nuovo ad andare a cercare il nostro docufilm sul disco, che si chiama Io sono Yoga Magoga, che si trova su YouTube abbastanza facilmente cercando il titolo, o anche solamente Yoga Magoga. E niente, e noi ne saremmo felici. Perfetto, allora, per chi si fosse collegato soltanto adesso o per chi vuole rivedere l'intera puntata, chiaramente visti i problemi tecnici che ci sono stati in serata, riposteremo la puntata completa, quindi senza continua, senza troppe frammentazioni, visto che si sono creati a questo punto 3 video. Lo può comunque sia rivedere tramite la nostra pagina Facebook Radio Epicentro, sul nostro canale YouTube appunto Radio Epicentro. Per semplificarvi il tutto, trovate le playlist Niente Paura sul nostro sito www.radioepicentro.it. Niente Paura torna domani alle ore 17 e l'ospite di domani sarà veramente, insomma, un qualcosa di importante per noi di amici appunto sportivi di Radio Epicentro, perché andremo a parlare con Alessia Maurelli, che è il capitano della nazionale italiana di ginnastica ritmica. Quindi da Niente Paura un saluto a tutti e una buona serata anche ad Antono Sconosciuto, batterista degli Yoga Magoga. Ciao, ciao a tutti.